It finally feels like the tide of the pandemic is turning, slowly, hesitantly, but surely. And yes, some countries are fighting off second and even third waves. Others are in a better place. But we've seen good monetary and fiscal responses from governments. We've seen incredible resilience among citizens and ingenuity from businesses of all sizes and types. And now vaccination rates are steadily rising. There is actually light at the end of the tunnel, but there is still much work to do before we can get back to a period of growth and prosperity. All countries and their people have suffered greatly with this virus, but some have had the medical, the digital, and financial resources to weather this crisis, while others have had to reckon with the full force of its economic, health, and social consequences. And so I remain convinced that this pandemic will end for no one until it ends for everyone. And that means that we all of us, have to put our shoulders to the wheel. We have to work together to get to that light at the end of the tunnel. Now, we at MasterCard, we've been working hard to try and do our part, to lend our shoulder to the wheel, to support our customers, our partners, and communities through these crazy and difficult times of the last year plus. We took care of our people first, so they could in turn take care of our business and our clients. And that meant that we had the capacity to use the rapid digital acceleration of the past 15 months to the advantage of everyone we work with. We've spread contactless payments, quickly digitized government aid. We've helped small businesses open up e-commerce sites. We are using our data and analytics to help others navigate the new normal of business. And we are reinforcing cybersecurity defenses wherever we can with technology, with tools, with know-how. I'm also very proud to say that, again, MasterCard has been a leader in the private sector's response to the pandemic. We've worked throughout the past year with partners around the world to provide nearly $100 million in direct support. And that includes funding for beds and oxygen tanks in India, meals in Brazil, more than $25 million for Gavi, the nonprofit vaccine alliance. And of course, there was the heartwarming announcement of $1.3 billion to support vaccinations in Africa by the independently run MasterCard Foundation, which was created during our IPO 15 years ago with a donation of our stock. But let me be very clear, this is not about philanthropy. Actually, this is about recognizing that we are all part of an interconnected system that works best when everyone, public and private, is working together to do the right thing. Because doing the right thing for society, giving people a lift, expanding the middle class, by the way, also happens to lead to the right outcomes for businesses and for governments. Doing well by doing good is a core tenet of a good capitalist system. And so much of this system plays out in the form of trade. Global trade is the foundation for global prosperity and global trust. Over the past 3 to 4 decades, it has helped to close economic gaps, foster diversity, drive innovation, drive efficiencies. It has become one of the most important connections between countries and entrepreneurs, putting data, tools, resources, scalability, sustainability, all that in reach. Where trade and transparency thrive, people and economies thrive. So when I look at the light at the end of that tunnel, my great fear is that we'll all be in such a rush to get there that we'll ignore all the issues and challenges that have bubbled up in the past year and a half. We just cannot let this beast of a virus push us towards more nationalistic or segregationist tendencies. Where we limit interoperability, where we limit standardization, where we limit support networks, we limit people's ability to connect to opportunities. And so the years ahead will be shaped, I believe, by the quality of the partnerships we all develop and the systems we create to enable a recovery that places resilience, long-term sustainability, and inclusive growth at its very core. And my hope is that we can build a new future where collaboration and trust are the expectation, not the exception. Making that a reality comes with very serious challenges that will not be solved by any government, by a non-profit, or by a private company alone. We have to work together. We need all of us to be ready to bring all our tools, our people, our resources, our approaches to the table in an effort to help solve some of the extraordinary problems of our time and help the world truly thrive. Thank you once again. Allora, benvenuti su Corriere.it, sulla 7.it per una parte di dibattito interessante in cui approfondiremo i temi della ripartenza, della sostenibilità, della trasformazione del nostro mondo in un mondo digitale. Non si può che iniziare dando il benvenuto a Roberto Cingolani, Ministro della Transizione Ecologica. Benvenuto. Buongiorno. Allora, cos'è la transizione ecologica? È un periodo che l'umanità si prende per correggere la rotta. Diciamo che negli ultimi 200 anni, da quando è comparso il motore a combustione interna, l'effetto antropico della presenza degli esseri umani sul pianeta ha generato dei grandi cambiamenti, soprattutto nell'atmosfera. Generiamo molta anidride carbonica, questa fa un po' l'effetto dell'automobile, no? Sotto il sole, l'automobile è chiusa, la temperatura dentro l'automobile diventa molto più alta di quanto non sia fuori. Ecco, il nostro pianeta è riscaldato, si stanno sciogliendo i ghiacciai, stiamo innalzando il livello dei mari, si desertificano i territori e questo è un problema di sostenibilità che noi stiamo ormai trasferendo alle prossime generazioni, ma non a quelle del XXIII secolo. Ai nostri figli, quelli che sono adesso nelle scuole elementari, è qualcosa che diventerà insostenibile fra pochi decenni. Allora, perché è insostenibile? Lei dice hanno tutti questi effetti nell'ambiente. Nella vita di ognuno di noi però questi effetti non si notano. No? Le do un numero. Negli ultimi 10 anni gli eventi catastrofici di natura climatica connessi al riscaldamento globale sono costati 400.000 vite e 1.200 miliardi di dollari. E questo è solo l'inizio, sono dati delle Nazioni Unite. È chiaro che... Fare una domanda cinica, dove queste vite? In tutto il mondo. In Italia? Anche in Italia. Io vivo a Genova, dove ci sono state alluvioni improvvise negli ultimi anni, sono esondati dei fiumiciattoli che erano dei canali di scolo e delle persone che aspettavano l'autobus al centro sono state travolte da ondate. È qualcosa che c'è molto vicino e che viene sottovalutato. Qualcosa che c'è molto vicino ma che serve, diciamo, per considerarlo un problema reale, serve un salto culturale e mentale molto grande, no? Esattamente, questa è la transizione. Ci prendiamo una decina d'anni per cambiare un modello di sviluppo, un modello di mobilità, un modello di produzione, di utilizzo dell'energia, per potenziare l'economia circolare, cambiare un po' lo stile. È un problema soprattutto di natura tecnica, organizzativa delle nostre società, ma anche di natura culturale. Che cambia da quando c'era il Ministero dell'Ambiente? Ma direi che quello che cambia in questo momento è che il livello di consapevolezza internazionale raggiunto su questo tema è enorme. Il Next Generation EU mette a disposizione oltre 700 miliardi di euro per accelerare questa transizione. Questa va gestita non come una situazione ordinaria, quindi con un Ministero dell'Ambiente, ma con un Ministero dedicato che si occupi della transizione. È auspicabile che fra pochi anni non ci sia più il Ministero della Transizione Ecologica, ma ci sia un Ministero di una situazione stazionaria, che so, della sostenibilità. Speriamo. È andata la transizione. È andata la transizione. Dunque, lei ha insegnato in Giappone, un fisico, Stati Uniti e Italia anche ha insegnato. Germania, ha lanciato l'Istituto Italiano di Tecnologia. E com'è la vita da ministro? Cosa fa un ministro? È una vita un po' diversa da quella a cui io sono abituato storicamente, culturalmente e professionalmente. Comunque è un momento in cui alcune competenze tecniche sono state importanti per costruire il programma, il progetto che abbiamo sottomesso alla Commissione europea, e quindi può avere un senso in questo momento che un profilo come il mio serva al Paese. E poi a lungo termine credo servano dei profili che hanno una cultura e una formazione diversa. Perché sa la differenza tra il tecnico e il politico, no? Il politico vede o deve vedere tutti i problemi insieme. Il tecnico può anche occuparsi solo di sostenibilità. Il politico deve dire, beh, questo è un paese che non cresce da 10 anni, se gli do anche delle barriere, dei criteri, dei legami, delle corde, dei blocchi legati alla sostenibilità, questo è un paese che se ne va. La sostenibilità è per definizione un compromesso fra due istanze diverse. Una è quella di proteggere il nostro ambiente e consegnarlo più vivibile nel futuro, e l'altro di proteggere il presente delle persone che lavorano, del mondo produttivo. La soluzione è forse in questo caso è meno politica di quello che si possa pensare, è molto basata su numeri, tecnologia e soprattutto sull'asse dei tempi, cioè bisogna avere la capacità di identificare quelle misure che oggi sono più utili, sono più sostenibili e casomai domani dovranno essere variate e rese più o meno incisive. Quale può essere il costo per un'impresa di diventare sostenibile? Ci fa un esempio, ora cioè, non parliamo delle grandi, parliamo delle piccole, c'è il piccolo artigiano, c'è quella piccola impresa che dice adesso io ho anche il problema del CO2, ho anche il problema di scartare la plastica o di utilizzare altro, cosa gliene viene a lui? Ce ne viene, e questo parte del compromesso di cui dicevo prima, ne viene che è impellente il fatto di limitare per ciascuno di noi, dalle imprese agli individui, la produzione di gas climalteranti, la produzione di rifiuti e così via. Da un altro lato questo non è gratis, purtroppo ha un costo, è frutto di un impegno. Basti pensare che adesso noi diamo un costo all'anidride carbonica prodotta e ce lo ritroveremo nel costo della bolletta. Quindi non è che la transizione ecologica sia una cosa gratuita, è una cosa che richiede un grande sacrificio, ma è per questo che bisogna soprattutto spiegare, a partire dalle giovani generazioni, quanto sia impellente questo cambiamento, ma quanto sia difficile. Cioè nessuno si aspetti che questa è una passeggiata. A naso quindi non lo faranno, perché è un momento difficile, perché c'è stata la pandemia, se è un impegno etico quasi, lei dice è un impegno politico, è un impegno comunque culturale, ma perché farlo ora, che esco da una crisi devastante come non c'è mai stata? Sarebbe stato meglio farlo uscendo da 3, 4, 5 anni di crescita economica continua, questo è fuori di dubbio. Però ricordiamoci che… Si fa i belli quando si è ricchi. Esattamente, diciamo. Però ricordiamoci che l'accordo di Parigi ha sancito alcune importanti… diciamo milestone, punti di controllo. Nel 2030 noi dovremo ridurre del 55% l'anidride carbonica rispetto al 1990. Nel 2050 dovremo essere a produzione netta zero. Se noi non riusciremo a prendere questi due obiettivi, è praticamente impossibile che per fine secolo la temperatura media aumenti di meno di 1,5 gradi, che è il nostro obiettivo. Se la temperatura media del pianeta dovesse aumentare di più di questo obiettivo a fine secolo, cioè quando i nostri bambini attuali avranno 60-70 anni, i problemi saranno estremamente seri. Le coste saranno coperte dai mari, avremo desertificazione, perdita di sarà probabilmente invivibile il modello di pianeta. Bisogna rendersene conto. Rendersene conto. C'è poco da fare, esatto. È una scommessa che non si può che fare. I consumatori come la devono vivere? Perché per ora abbiamo pensato agli imprenditori, a chi produce, a chi brucia l'anidride carbonica producendo beni. Chi li consuma questi beni? Che comportamento deve cambiare? La responsabilità di ciascuno di noi è di stare attentissimo a non sprecare cibo, a utilizzare bene l'energia, a riciclare e differenziare il rifiuto. Ognuno di noi può muoversi in maniera più sostenibile, non una persona per automobile, per esempio. Ci sono piccole cose del quotidiano che dobbiamo fare. Però ricordiamoci anche che questa è veramente una sfida globale. Io credo che tutti abbiamo a cuore il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti. Non parlo di 10 generazioni di oggi, parlo di figli e nipoti attuali. E questo ci aiuta molto ad essere responsabili. Lei sa quanto in questa sede in cui noi stiamo facendo questa intervista si sia attenti al tema della digitalizzazione, no? In che misura è legata a quello che sta dicendo? L'efficientamento che porta la digitalizzazione al funzionamento di un'azienda, di una società, della pubblica amministrazione, all'ottimizzazione dei trasporti, dei consumi di un'automobile, è un po' come dire il computer, no? È un qualcosa che ha efficientato molte delle nostre attività, direi la gran parte. Per cui tutto ciò che efficienta, che rende migliore, più efficace quello che noi facciamo, non può che essere un'arma in favore della sostenibilità. Attenzione a un punto però, la digitalizzazione anche quella non è gratuita. Il 4% dell'anidride carbonica viene prodotta dal complesso delle tecnologie digitali che noi utilizziamo. Allora, persino a livello di piccoli comportamenti, ricordiamoci che trasferire tanta informazione inutile sulle piattaforme digitali ha un costo energetico. Quindi non è che l'immagine digitale, il messaggio digitale sia gratuito, ha un costo, incide sulla sostenibilità. Anche lì viene fuori la responsabilità del cittadino. Usiamo meno la trasmissione digitale per delle cose inutili, è un contributo alla sostenibilità. Cosa è utile? Il pagamento elettronico è utile? È sicuramente utile. Perché? Evito di andare a prendere l'automobile, di stampare moneta, cioè è una cosa che semplifica… Dal punto di vista ambientale, esattamente, dice lei. Esattamente. E anche ovviamente della tracciabilità. Ma questo diciamo diventa il costo, no? Per l'imprenditore molto spesso, perché loro almeno lamentano, dice vabbè a me… Io non so se ha presente quando prende un taxi, no? Arriva all'aeroporto, dice chi ha la carta e tutti scompaiono, no? Perché? Sì, ce l'ho presente. Beh, questo diventa, prescinde un po' dalla transizione ecologica e da quella digitale. Però questo è un problema di comportamento. Nella transizione culturale, no? Di forse serve una società un po' più calvinista da questo punto di vista. Cioè? Beh, più educata alle regole. Perché le regole convengono però? Perché le regole sono la base di una società avanzata. Credo che le regole siano importanti, perché i rapporti fra gli esseri umani, se non sono regolati, diventano rapporti fra animali. E quindi io credo sia molto importante avere delle regole chiare, semplici, seguibili e comprensibili. La politica si era mossa dando una spinta verso, ad esempio, la digitalizzazione dei pagamenti con, ad esempio, le regole sul cashback, no? È arrivato il governo che lei qui rappresenta e questi temi che erano molto forti in qualche modo se n'è perso l'eco. Ha questa sensazione? Allora, devo dire che l'impellenza, l'urgenza, la dimensione gigantesca del recovery plan nell'ambito della Next Generation EU è stato un po' negli ultimi mesi un'onda che ha avuto la priorità su tutto il resto. C'era urgenza di completare, di vincere questa gara e adesso c'è un po' urgenza di semplificare e farla partire. Non credo che si sia perso interesse, che ci sono periodi in cui le priorità cambiano. Ci sono priorità. La prima priorità, diceva giustamente lei, è il tempo, no? Arriveranno tanti soldi, però c'è pochissimo tempo per metterli, diciamo, per metterli in opera. Io ho segnato 5 anni per realizzare tutti i progetti del Recovery Plan, 9 per centrare gli obiettivi di sviluppo sostenibile di cui parlava prima. E questo è un governo che ha una prospettiva al massimo di 1 anno e mezzo. Sì, però vede, questo governo secondo me ha un compito importante. Deve lasciare una macchina con il pieno, ben guidabile, in un sistema dove può essere guidata in maniera corretta. Noi dobbiamo fare questo adesso, dobbiamo lasciare a chi ci seguirà un oggetto che è in grado di essere competitivo, cioè un paese in grado di essere competitivo su questo piano. Mi scusi su un punto, attenzione perché questa non è la gara dell'Italia, l'Europa produce il 9% della CO2 globale, stiamo mettendo 1.700 miliardi fra Green Deal, l'Europa sta mettendo 1.700 miliardi fra Green Deal e Next Generation EU, uno sforzo immenso che ci cambia la vita, l'abbiamo detto prima. Supponga che fra 10 anni o anzi fra 30 anni avremo centrato tutto e saremo perfettamente decarbonizzati. Guardi che non basta, avremo tolto il nostro 9%, ma noi abbiamo anche un compito di guida a livello planetario, di convincere gli altri paesi che questa è una sfida di tutti i nostri figli, di tutti i nostri nipoti. E quindi non solo abbiamo la sfida interna di mettere a terra questo enorme piano, ma abbiamo anche la sfida globale di convincere e di condividere questi obiettivi con gli altri paesi, aiutando quelli che sono più deboli, perché è troppo comodo dire adesso tu non inquini e non cresci. Quindi è un momento storicamente veramente diverso, in cui la transizione sociale, antropologica, tecnologica... Ci si chiede di fare gli eroi in un momento in cui invece siamo veramente stanchi e provati. Però non abbiamo scelta, non abbiamo alternativa, quindi non c'è l'alternativa. È inutile che ci lamentiamo. Tra l'altro il suo ministero, tra 222 miliardi del recovery, ne avrà 59. Lei stessa ha detto che l'Italia dovrà essere capace di spendere 100 milioni al giorno, è un mare di soldi. Dove andranno? Devono andare sui progetti che abbiamo scritto, che sono stati valutati per fortuna molto bene dalla Commissione europea, ci mettiamo la faccia e ci mettiamo l'impegno. I progetti sono scritti, c'è scritto quello che dobbiamo fare, si tratta di fare le cose che abbiamo detto e ovviamente avere il coraggio di rivederle in corso d'opera, perché intanto la tecnologia, la situazione avanza e bisogna avere la mente preparata eventualmente a fare degli aggiustamenti, questo è ovvio. Grazie Ministro, buon lavoro, in bocca al lupo. Noi cerchiamo di capire qual è il contesto economico in cui si svilupperà tutto questo e diamo il benvenuto a Marina Brogi, economista che insegna International Banking alla Sapienza di Roma. Buongiorno a lei professoressa. Allora, stiamo uscendo da una delle peggiori crisi economiche e sanitarie della storia recente. C'è stato un crollo del PIL dell'8,9% nel 2020. Cosa ci aspetta quest'anno? Beh, ci aspetta un anno in cui il secondo trimestre sta andando bene, sta accelerando e ci si aspetta che anche il terzo e il quarto vadano bene. Quindi proprio qualche giorno fa il ministro Franco diceva che l'attesa è che a fine anno avremo una crescita del PIL che sarà superiore rispetto al 4,5%, che è quello che ci aspettavamo al momento del documento di economia e finanza. Quindi stiamo andando meglio rispetto a quello che ci aspettavamo. Certo, non siamo ancora tornati ai livelli pre-crisi. E ora vedremo cosa significa tornare ai livelli di prima, se può voler dire tornare anche ai difetti che avevamo, ma... Durante la pandemia ci siamo abituati a vedere nel governo, a vedere nella politica l'aiuto a chi stava male, il sostegno. Adesso con il recovery plan sembrano cambiare le cose, arriveranno tanti soldi, ne arrivano 25 miliardi già tra luglio e agosto. Cosa significa e dove finiscono questi soldi? Beh, il governo italiano ha presentato un piano molto dettagliato che è stato anche ben recepito, molto approvato con grande interesse da parte della Commissione, quindi verranno implementati quei programmi che porteranno a un efficientamento del Paese, a una maggiore digitalizzazione, a un miglioramento della nostra capacità di gestire l'economia in maniera sostenibile. Anche perché poi parte andranno restituiti, quindi loro dicono noi ve li diamo ma voi mettetevi in modo da poterli se non altro ridare, diciamo, se non utilizzare bene. Ma io credo che ci sia una grande opportunità per cambiare, per migliorare, per cercare di superare alcuni di quelli che sono i nostri storici difetti. Però credo che ciascuno di noi possa contribuire, soprattutto secondo me una grande chiamata per le giovani generazioni, per cercare di migliorare alcune delle loro capacità. Allora, arriveremo ai contenuti, vediamo se ci sono rischi sulla via della ripresa. Allora, intanto iniziano a salire i prezzi. Cosa vuol dire? Che pericolo può essere e fino a dove possono arrivare? Ma allora, l'inflazione è un pericolo che noi abbiamo vissuto tanti anni fa, negli anni 70 ci sono state inflazioni molto elevate, certamente questa non è la situazione che ci aspetta nell'immediato. È importante che questa inflazione sia il risultato della crescita e quindi che dimostri un maggior attivismo dell'economia. Le famiglie che vedono crescere i prezzi, tanti tentativi, ora vedremo anche che la politica deve fare, è a portare a spendere anche i soldi che in qualche misura sono nei risparmi delle famiglie che in questo periodo di pandemia hanno messo da parte non sapendo cosa succedeva. Se salgono i prezzi non è che uno è portato a spendere meno, a consumare di meno. Ma io credo che la cosa fondamentale sia il ritorno alla normalità, quindi io non vedo questo grande problema collegato ai prezzi. Però già ora che si preparano le vacanze stanno salendo i prezzi degli ombrelloni, cresce il prezzo dell'abbonamento allo stabilimento, insomma inizia a circolare l'idea che stia per arrivare un'epoca un po' costosa. Guardi, a me sembra che abbiamo proprio i primi embrioni di segnali di un po' di a fronte di quella ripresa di cui le stavo parlando, abbiamo qualche embrione, qualche segnale di inflazione. La stessa BCE dice che probabilmente essere in un intorno del 2% come obiettivo comunque è un qualcosa che va bene, che è tollerante e tollererà dei livelli un po' superiori al 2%. Io credo che soprattutto gli italiani che hanno così tante proprietà immobiliari non si dovrebbero preoccupare così tanto dell'inflazione. Allora, detto Visco, attenti perché arriva la ripresa, però sarà complicata. Il governatore di Banca Italia ha detto molti dovranno chiudere o trasformarsi e siamo preparati a un periodo di trasformazione, parlavamo anche col ministro, è importantissimo cambiare in questo momento. Secondo me abbiamo l'occasione di avere appunto i fondi che servono per poter modificare strutturalmente alcune cose che in Italia si sa che non funzionano. La pubblica amministrazione, il fisco, avremo i soldi per poter fare gli investimenti per finanziare quella transizione ecologica che è fondamentale per tutti, ma ancor di più per noi, perché il rischio fisico è quello che impatta le coste e l'Italia ha tantissime coste di cui preoccuparsi e tantissime coste bellissime da preservare. Ora vediamo cosa dovremo fare con quei soldi. Ha colpito un dato però che nei conti correnti ce ne sono tanti. Ci sono, nonostante la crisi, 1.800 miliardi di euro fermi sui conti correnti. Com'è possibile? Perché le persone non si fidano di poter investire quei fondi in maniera profittevole, visto che appunto il deposito bancario o comunque i depositi o tradizionalmente i titoli di Stato davano delle remunerazioni e sono investimenti a rischio molto basso. I tipi di investimenti che esistono in alternativa sono investimenti invece rischiosi, quindi da un lato abbiamo così tanti fondi sui conti correnti, dall'altro lato abbiamo le persone che investono in Bitcoin, quindi non è così chiaro il fenomeno. Certo è che sarebbe importante che più appunto risparmiatori italiani investissero in capitale di rischio delle imprese, perché le imprese hanno bisogno di più patrimonio, di più appunto capitale che serve per la crescita. E allora andiamo al mondo delle imprese, ne parlavamo anche col ministro, ambiente e sostenibilità sono lo stimolo per l'Europa per darci dei fondi, però sono anche visti da molte, soprattutto piccole e medie imprese, come dei costi. Cosa risponde a chi dice beh, non è certo il momento di mettersi a innovare, ora devo sopravvivere? Ma per la verità, non uso una frase mia, chi diceva che le crisi vanno utilizzate per modificare strutturalmente era Einstein, quindi non lo diceva neanche tanto recentemente. È uno intelligentissimo. Dice, è abbastanza. Direi che è proprio il momento in cui, c'è anche un detto in inglese, when the going gets tough, the tough get going. Secondo me l'Italia ha molta più resilienza di quello che noi crediamo e gli italiani stessi hanno molta più resilienza. Bisogna però crederci e mai come oggi noi abbiamo anche il contesto più allargato dell'Europa che ci sostiene in questa modifica. Senta, lei diceva le riforme da fare, pubblica amministrazione e fisco. Partiamo dal fisco. Come può riformare il fisco un governo in cui dentro c'è chi vuole la flat tax e chi vuole l'IRPEF progressiva? Se le tasse scendono per qualcuno, in genere devono salire per qualcun altro, o no? Secondo me c'è spazio per cercare di razionalizzare in maniera significativa il fisco, dando al fisco degli obiettivi moderni, capendo quello che ci vogliamo prefiggere come incentivi anche. Credo che chiunque di noi abbia una difficoltà nel gestire il mare magno di tasse che deve pagare importante. Noi abbiamo bisogno di semplificazioni fortissime e poi certamente dobbiamo interrogarci su come redistribuire bene il carico fiscale, perché c'è anche tanta gente che non paga proprio, come abbiamo visto recentemente. E andiamo su quella direttamente, no? Perché poi la pandemia ha portato proprio questo problema all'evidenza, cioè la sanità pubblica ci ha salvato, anche chi non pagava le tasse o chi le evadeva è stato salvato magari da una struttura pagata con i soldi di chi pagava le tasse. Allora, sembrava proprio il momento in cui l'evasione veniva aggredita, no? C'erano anche delle forme intelligenti come il cashback, come dei modi per spostare il pagamento dal cash al tracciabile. Questi funzionano, bisognerebbe insistere? C'è qualcosa che non è stato detto riguardo questo argomento? Secondo me ci sono delle misure che sono state abbastanza efficaci, certamente un maggior ricorso alla moneta elettronica aiuta a rendere tracciabile. Il problema del cashback è che di fatto non basta cercare di incentivare il singolo, occorre che deve comprare e pagare, bisogna incentivare chi deve essere pagato. Allora è nell'esperienza di tutti che mentre se si va in un esercizio commerciale si può pagare con la carta di credito, già il tassista ha più difficoltà, l'idraulico nella mia esperienza non ha mai il POS. Quindi lì c'è un po' il tema di chi deve pagare, ma soprattutto il tema di chi viene pagato. E come si incentiva chi viene pagato a usare il digitale? Ma a usare il digitale probabilmente cercando di contenere quelle che poi sono le commissioni che si dice che sono troppo elevate o percepite come troppo elevate da chi deve essere pagato. Soprattutto però abbiamo visto che gli incentivi per esempio per l'immobiliare piuttosto che la possibilità di detrarsi o dedurre costi o detrarsi quello che è stato pagato può essere efficace nel rendere tracciabili i pagamenti. Il superbonus ha funzionato? Il superbonus 110% non tanto perché richiede due classi energetiche che sono difficili da acquisire, ma comunque in genere è praticamente impossibile. Questo me lo dicono gli architetti, però sì, credo che sia così. Anzi, spesso rinunciano all'inizio, se non ci consente. No, però ci sono stati bonus facciati, ci sono tante cose che invece hanno funzionato e che hanno reso più tracciabili i pagamenti. Senta, c'è un altro dato enorme che ha messo in luce la pandemia, la difficoltà a ottenere anche i soldi che vengono decisi. No? Io ho deciso una spesa che non arriva mai, perché si perde nella burocrazia, si perde nei vari passaggi pratici che deve fare. Qui la digitalizzazione servirebbe. La digitalizzazione serve tantissimo. È chiaro che c'è un po' di trade-off con la privacy, perché nel momento in cui bisogna rendere tante cose digitali, occorre anche registrarsi, dare password, essere poi molto rigorosi per cercare di non cadere facili prede di truffe o di peggio. Però certamente la digitalizzazione aiuta. E questa è la chiave probabilmente della riforma di cui parlava, quella della pubblica amministrazione. Assolutamente sì. A chiunque di noi ha fatto nell'epoca del Covid una serie di tamponi sa benissimo che tutte le volte sembrava la prima volta. Questa è una cosa che non funziona. E dovevi scaricarlo tu nel sito loro, dovevi dirlo tu alla pubblica amministrazione. Grazie professoressa Marina Brogi, ci ha aiutato a fare un quadro di quello che sarà il futuro della nostra economia. Diamo il benvenuto al padrone di casa, Michele Centemero, buongiorno, Country Manager Italia di MasterCard. Ci aiuterà, insieme a altri ospiti importanti, a fare il punto sulle prossime sfide del Paese dopo la pandemia. Perché proprio MasterCard organizza un dibattito su ripresa e sostenibilità? Che ve ne importa a voi? Perché la ripartenza non può avvenire senza una focalizzazione sulle passioni e sul purpose. Il purpose è proprio l'inclusione, l'essere tutti assieme qui, insieme a questi ospiti che vedremo, insieme a te che gentilmente devolvi anche il tuo cachet in beneficenza. Quindi questo è proprio lo spirito che abbiamo noi, quello di muoverci tutti assieme per una ripartenza di passione e purpose. Allora, sarà qui su Corriere.it e sulla 7.it un dibattito molto interessante che approfondirà temi importanti, ma andiamo subito sul concreto, su cosa si deve basare la ripartenza in Italia. Sicuramente la digitalizzazione. Abbiamo visto in questi mesi come le economie che erano già pronte sul digitale hanno accelerato prima, abbiamo visto realtà che si sono mosse in fretta e quindi hanno saputo reagire prima. Questo è il nostro impegno, quindi aiutare le aziende a rimuovere le barriere architettoniche del digitale. Noi siamo un'azienda digitale, quindi questo dobbiamo fare in modo tale che esercenti e consumatori possano vivere in maniera facile la ripartenza. Quali sono i segnali che avete? Quanto è forte, quanto è reale questa ripartenza e quanto è invece un entusiasmo immediato perché stiamo forse uscendo dalla fase più brutta di questa pandemia? Sicuramente sulla spesa di tutti i giorni o sull'affluenza nei ristoranti di questi ultimi 2 mesi è un'accelerazione dovuta al fatto che le persone vogliono riuscire e ripartire. Ma quello che vedo come positivo e stabile, che quindi non tornerà indietro, è l'abitudine con cui esercenti, consumatori si sono avvicinati al mondo del digitale e ai pagamenti digitali. Qual è il legame tra pagamento digitale e sostenibilità? È un legame molto importante. Partiamo dal presupposto che maneggiare il contante, muovere il contante è pericoloso, è costoso e anche, come dire, può essere un elemento inquinante. Noi stiamo facendo tante cose perché se pensate a quanto si sta smaterializzando anche il pagamento, già questo ti fa capire che non serve più stampare i biglietti. Pensiamo ai biglietti di una metropolitana o di un treno. Se noi continuiamo a comprarli in digitale, non stampiamo carta, non tagliamo alberi, e addirittura evitiamo che pezzettini di carta che non sono biodegradabili perché hanno una banda magnetica circolino nel nostro Paese. Ma facciamo anche di più, perché noi cerchiamo di rendere concreti i passi di un'inclusione e di una sostenibilità. Abbiamo fatto acquisizioni in società che hanno un impegno verso il carbon footprint, ma abbiamo creato una coalizione in cui, assieme a istituzioni finanziarie, grandi merchant, abbiamo preso un impegno di piantare 100 milioni di piante nei prossimi 5 anni. È un impegno concreto che fa leva su tutto quello che è il nostro network. Una cosa che succede, senta, le piccole imprese, no? Perché fino a che parliamo di grandi scenari, di quello che bisogna fare, di boschi, di foreste, ma quello che ha un piccolo negozietto, a lui perché deve essere interessata alla digitalizzazione e non vederla come un costo, ma come un'opportunità? Deve vederla come un'opportunità, dobbiamo aiutarlo a vederla come un'opportunità, perché gli diamo un accesso ad un mondo più grande. L'e-commerce è una vetrina molto ampia, ma non è solo l'e-commerce che ti apre l'accesso al mondo, ma è la possibilità banalmente per un piccolo esercente di servire un'abitazione vicina e trovare il modo di farsi pagare in maniera efficiente ed efficace. Quindi questo è quello che stiamo facendo assieme a tutti i player italiani per rendere sempre di più i nostri esercenti attivi, moderni ed efficienti. È importante perché se noi pensiamo a quello che è successo, no? Non potevi avere accesso ai negozi, non potevi avere accesso a tante cose e magari dall'altra parte avevi un mondo social che invece continuava a sprecare energia o accumulare attenzione. Ecco, noi dobbiamo unire questi 2 mondi e quindi dare una vetrina non solo di e-commerce, ma una vetrina di comunicazione a tutti quanti. Allora, voi avete scelto un'imprenditrice che questo passaggio l'ha fatto, l'avete intervistata, ascoltiamola. Sono Cristina Fogazzi, conosciuta sui social come l'estetista cinica. Ho un brand di prodotti cosmetici che vengono venduti principalmente online e che è tra i prodotti cosmetici più venduti in Italia, e una community di 840.000 pazze donne che mi seguono sui social network. Nell'ultimo anno l'e-commerce è molto cresciuto, è cresciuto nel settore del beauty, è cresciuto in altri settori. Bisogna vedere adesso cosa resterà di quest'onda, no? Quali acquirenti avranno desiderio di tornare nel negozio fisico, invece chi avrà scoperto questa esperienza nuova e ormai comprerà solo online. Io praticamente compro solo online. Il networking serve in tutti i settori della vita, cioè qualsiasi persona nella sua vita ha avuto persone che l'hanno aiutata in alcuni momenti. Io ho avuto la fortuna, stando online tra le prime persone, di conoscere tante persone online che hanno un po' sposato la causa di questo estetista che si metteva a vendere online e mi hanno dato una grossa mano. Io mi auguro che le piccole e mezze aziende capiscano che la parte di online è fondamentale, perché troppo spesso vedo delle realtà anche molto interessanti che hanno siti inguardabili. Non sto parlando nemmeno di e-commerce, ma diventa proprio difficile navigare il loro sito. Immagini brutte, magari di aziende che potrebbero fare meglio, perché spesso c'è ancora questa reticenza rispetto alla rete o rispetto ai social network. Io credo che chiunque, anche il fornaio sotto casa, possa promuovere il suo prodotto attraverso i social network. Nel settore beauty la questione degli imballaggi crea un grosso problema di sostenibilità, nel senso che soprattutto quando parliamo di prodotto beauty di lusso, ora che arriviamo al prodotto, se facciamo a casa quante scatole, plastichine, cartoncini e altre varie cose togliamo, ci si crea un monticello di roba per arrivare poi a un flaconcino preziosissimo. Preferisco dei flaconcini meno belli, ma di plastica riciclata, che è oggettivamente brutta perché è grigia, però vedo che le mie clienti portano pazienza, e cercare di dare una mano invece al discorso del pianeta, che mi sembra oggettivamente di scottante attualità. Alla Centemero avete beccato proprio l'esempio più luminoso di questo mondo in trasformazione verso l'e-commerce. Vedremo se tutti i piccoli e medi imprenditori se la potranno cavare con questa fortuna. Allora, sempre per la 7.it e Corriere.it siamo nel nostro approfondimento sui temi dei cambiamenti che ci impone la trasformazione economica, che ci ha imposto questa pandemia. Ora ne parliamo con illustri ospiti come Mauro Pastore, direttore generale di Crea Banca. Benvenuto. Buongiorno. Benvenuto a Niccolò Bertalli di Unicredit, capo per l'Italia di Unicredit. Buongiorno. 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 Emilio Boccalini, presidente di Taxi Blu, il radio taxi più diffuso a Milano. Buongiorno anche a Mariangela Marseglia, buongiorno, country manager Italia e Spagna di Amazon, e all'economista Giuliano Cazzola. Benvenuto. Benvenuto al condirettore di Libero, Pietro Senaldi, e benvenuta Emanuela Bertucci, avvocato dell'ADUC. Benvenuta anche a lei. Allora, Centemero, partiamo dal video che abbiamo visto. È un caso unico che avete preso proprio perché sono fortunati, o ce ne sono tanti? Sicuramente è stato un caso di successo dove un'imprenditrice ha saputo massimizzare l'efficienza e i benefici del digitale e del digitale come canale di vendita e del digitale come marketing. Però quello che abbiamo visto è che altre piccole aziende o altri imprenditori hanno saputo cavalcare al meglio la situazione e si sono equipaggiati in fretta per poter avere accesso a questo mondo digitale, a questi canali alternativi. Perché molti hanno pagato invece, è stata una pandemia sentita da molti, 43 miliardi di capitale persi, il rischio 1.300.000 addetti, sono numeri che fanno impressione. 9 imprese su 10 in Italia sono piccole e medie imprese, con 15 milioni di addetti, oltre mezzo prodotto interno lordo del paese arriva da loro. Allora, come loro affrontano questo momento è decisivo per noi tutti. L'obiettivo è proprio questo, aiutarli ad uscire da quella situazione, e quindi assieme a tutti i nostri player bancari, gli acquirer, tutta la filiera delle fintech che produce innovazione, vogliamo proprio far sì di interrompere quelle che sono le barriere che ancora oggi dividono un imprenditore, una nuova esercente dal proprio consumatore. Questo è il nostro obiettivo. Professor Cazzola, chi sono i sommersi e chi sono i salvati di questa pandemia? Ma io credo che i sommersi siano stati quelli che non hanno potuto lavorare, mentre i salvati sono stati quelli che invece hanno potuto lavorare. E lo dimostra il fatto che dopo l'errore del primo lockdown, no, dove ci siamo tutti trovati in una zona arancione, l'industria manifatturiera e l'edilizia hanno potuto lavorare, e hanno consentito, insomma, di recuperare, lo diceva l'economista prima, di recuperare metà del PIL perso nel 2021. Chi invece è stato costretto a pagare il conto di tutti, no? Quindi le imprese dei servizi, le imprese del turismo, le imprese della ristorazione, in buona sostanza hanno avuto la miglior misura che hanno avuto è quella di poter riaprire. Cioè bisogna ricominciare a vivere. E questo secondo me vale anche per questa storia del blocco dei licenziamenti. Insomma, non è che si può andare avanti in questo modo qui. Ora lo vediamo. I sindacati devono capire che bisogna arrivare a una soluzione. Allora, dice Cazzola, avvocato Bertucci, alla fine l'unica soluzione a tutto questo è ripartire. È vero che in una prima parte ci sono stati dei sostegni che poi non sono arrivati, che non sono stati presi. Allora, se volessimo immaginare una sintesi tra quanto ha detto Centemero e quanto ha detto Cazzola, forse servono gli strumenti per ripartire in questo momento. Allora, diciamo che gli strumenti che sono stati messi in campo, pensiamo ai decreti sostegni e a quelle erogazioni a pioggia, hanno potuto tamponare ma una parete in cui c'erano 4 buchi e ne hanno potuto tamponare uno soltanto, per cui in realtà non hanno dato beneficio a nessuno e non hanno creato grandissimi problemi. Il discorso, secondo me, è corretto quello che diceva Cazzola, cioè mettere il paese in un momento di paralisi, di stand-by, blocco dei licenziamenti, blocco degli sfratti, blocco delle cartelle settoriali, significa rimandare qualcosa che prima o poi dovrà essere affrontato e ora è il momento di affrontarlo. Di certo abbiamo visto che ci sono state veramente cittadini di serie A, B, C e D, dove il dipendente pubblico è stato per antonomasia il soggetto che sicuramente non ha avuto alcuna ripercussione, e poi scendendo fino a tutte quelle categorie che hanno chiuso e fino ai, diciamo, agli autonomi che non hanno alcun paracadute, e loro purtroppo sono quelli che hanno sentito di più la crisi. Bertalli, e saranno anche quelli che probabilmente dovranno cambiare di più per uscirne. Voi come approcciate il mondo delle piccole e medie imprese? Allora, il mondo delle piccole e medie imprese, grazie al cambiamento e a questa discontinuità, può uscirne. Ha un'opportunità unica per uscirne. Pensi che oggi solo il 10% delle PMI utilizzano vendite online. E avete visto l'esempio della Fogazzi. Cosa si può fare con questo? Quindi io vedo discontinuità come opportunità, e il paese può ripartire, sta ripartendo. Quello che il governo e l'Europa stanno facendo per noi è unico, unico nella storia. È un'opportunità, come dice il nostro Presidente, non per ripartire da dove eravamo prima, ma per riniziare una nuova fase per l'Italia. Pastore, voi siete con le vostre banche proprio a contatto col territorio, no? Che problemi hanno avuto e che vie di uscita hanno? Dunque, prima di tutto va considerato che le banche di credito cooperativo sono da sempre strettamente interconnesse ai territori in cui operano e alle famiglie e alle piccole e medie imprese che operano in quei territori. Noi sin dall'inizio della pandemia abbiamo cercato di essere a disposizione di queste famiglie e queste imprese, perché ricordiamoci che ci trovavamo ad aprile, quando le persone e le famiglie erano spaventate, avevano problemi con appunto i temi sanitari e non dovevano avere problemi con la relazione con la propria banca, con le proprie disponibilità economiche. Quindi, tanto per dare un numero, noi abbiamo chiuso soltanto l'1% delle filiali e tutte le altre sono rimaste aperte, perché non volevamo che la nostra clientela, i nostri soci fossero a contatto, non so, con un call center e non con persone che nel tempo li avevano assistiti nel loro percorso di crescita. Ora hanno bisogno di essere supportati nella ripresa e quindi di mettere a disposizione di queste famiglie e di queste imprese i migliori strumenti finanziari o di consulenza di cui hanno bisogno per poter finalmente agganciare la ripresa che è alle porte, che, come abbiamo sentito anche dall'economista qualche minuto fa, è già incombente, con una previsione di 5% di incremento. Allora, se questo gioco della ripresa, dottoressa Marseglia e Senaldi, ora a voi mi rivolgo, si gioca nel rapporto tra reale e virtuale, no? Tra riuscire a ricreare in qualche modo dei canali di vendita, o tenere in piedi dei canali di vendita che si sono aperti in questo periodo. Vi faccio vedere questo cartello. Allora, una famiglia su 4 in Italia non ha internet a casa e 6 imprese su 10 non hanno una connessione veloce. Allora, è bene parlare di quello che in teoria dovrebbe essere, ma è bene anche fare i conti con quello che in realtà è. E Marseglia, cosa può dire dei tanti italiani o dei tanti paesini o piccoli centri o degli anziani che non usano internet. Voi di Amazon in questo periodo avete avuto il mondo in mano. Che cosa manca a questo mondo? Chi non ne fa parte? Ma io credo che il problema sia essenzialmente la mancanza di offerta e i problemi strutturali che sono stati evidenziati anche precedentemente, piuttosto che la domanda. Usare gli strumenti digitali non è particolarmente complesso se uno sa come farlo. Il problema è che manca una cultura digitale nel paese. Siamo terzultimi in Europa come digitalizzazione della pubblica amministrazione, uso degli strumenti online, uso dell'e-commerce e quant'altro. Quindi manca una cultura del digitale, che significa che manca un'offerta in questo momento. Si ricordava prima che in Italia soltanto una impresa su 10 è digitalizzata, ma in realtà questo io lo vedo con estremo ottimismo, nel senso che la pandemia ha dato evidenza dell'importanza del digitale, perché appunto le aziende che erano già multicanale, quindi che vendevano online e offline, sono quelle che hanno continuato a vendere e a raggiungere i propri clienti, al contrario delle altre. E quindi io credo che questa cosa andrà avanti e poi non dobbiamo dimenticarci che nel PNRR ci sono una serie, cioè ci sono fondi strutturali importanti per superare alcuni dei gap che lei elencava. Allora, Senaldi, quanto quello di cui stiamo parlando è realtà e quanto è quello che speriamo che in futuro possa succedere? Sicuramente c'è una buona parte di realtà. La mia preoccupazione da osservatore, più che altro, perché poi io non sono un operatore di questi mondi, è che l'esperienza della pandemia ha dato un grosso strappo e ci siamo persi una parte del mondo imprenditoriale che dovrà reinventarsi. Adesso, siccome l'Italia e anche i consumatori, non solo a livello delle aziende, sia dal punto di vista delle aziende sia dal punto di vista dei consumatori, non è così preparate, così smart, diciamo così, verso questa transizione digitale, non vorrei che perdessimo un'altra metà di quello rimasto. Ecco, secondo me, io credo che la partita degli aiuti del Recovery Fund, la partita della digitalizzazione sarà proprio nel prendere la parte del paese rimasta indietro, e il rischio sarà invece che la parte avanti poi decollerà definitivamente, ma lasciandosi per sempre dietro. L'analisi, Centemero, l'analisi di Senaldi può essere vera, e cioè noi ora vediamo tutti quelli che ce l'hanno fatta, come anche l'imprenditrice del nostro servizio, ma il problema sono gli altri. È vero, ma gli altri hanno uno stimolo da copiare oggi, hanno qualcuno da invidiare, qualcuno da copiare, e abbiamo visto infatti che oltre 3 milioni di nuovi consumatori hanno provato internet, cosa che non avevano mai fatto, così come tanti negozi hanno aperto immediatamente un sistema di pagamento online o comunque di una consegna a casa. Quindi è una ruota che sta girando nel modo giusto, e tutto sommato avere degli obiettivi facili, supportati poi anche da una forte spinta, diciamo, governativa e da una forte spinta europea verso la digitalizzazione. Cioè, è una aiuta. Crisi, è dura, ma gli strumenti esistono e vengono per la prima volta implementati anche dalla politica. Boccalini, voi siete l'esempio più classico del rapporto tra impresa e cliente, no? Siete tutti a un metro di distanza. Come avete passato questa pandemia e come pensate di uscirne? Beh, questa pandemia l'abbiamo passata sicuramente in una maniera molto difficoltosa, perché tutto ciò che si è fermato nelle nostre città in questi mesi qui si è ripercosso sul nostro tipo di lavoro. Non possiamo neanche spostare il nostro lavoro sul digitale, ovviamente, perché non è che possiamo fare corse via internet, quindi il nostro lavoro si è fermato. Corse via internet no, però forse, mi perdoni Boccalini, corse via internet no, però far pagare le corse reali con la carta, quello sì. E non è facilissimo, almeno a Roma, diciamo. Beh, io parlo per Milano e parlo per la mia cooperativa. Noi abbiamo fatto, già 8 anni fa, abbiamo messo all'interno del nostro regolamento, abbiamo messo l'obbligo dell'utilizzo del POS. Abbiamo chiesto più e più volte alle amministrazioni di metterlo obbligatorio nei regolamenti. Quindi noi siamo, sotto questo punto di vista, parlo per me, ma posso parlare per Milano, stiamo andando in questa direzione. Io credo che il problema grosso sia un problema comunicativo e un problema culturale, perché i colleghi fanno fatica a comprendere la bontà e la necessità di svoltare nel mondo della moneta digitale, della moneta di plastica, diciamo, perché la percezione che hanno e la percezione che ha molta popolazione è che i soldi rimangano sempre uguali, mentre se pago digitalmente i soldi diminuiscono progressivamente. La realtà è che una nazione come l'Italia, per gestire il denaro contante, spende miliardi e miliardi, e quindi riuscire a fare comprendere alla popolazione e agli operatori, in questo caso ai tassisti, che è un bene comune spostarsi in quella direzione, tutto sommato credo sia un bene per tutti. L'impressione è quella, vero Bertucci? È quella, e vale. I soldi se li hai in mano è una cosa, se li vedi passare che te li leva un po' quello, un po' quell'altro. Questo è il ragionamento in buona fede, diciamo lato utenza, riesco a controllare più quanto spendo. Poi c'è quello in malafede, che vale sia per l'utenza che per gli esercenti di qualsiasi servizio o venditore di qualsiasi bene, che è il tema della elusione fiscale, che è inutile negarlo, in Italia ha ancora amplissimo spazio. C'è anche poi il tema dei costi, delle commissioni per gli esercenti e per i venditori, e quello è un tema importante. A me è capitato, ma ho tanti racconti di esercenti che ti fanno pagare di più se vuoi pagare con la carta, cioè recuperano in più i soldi della commissione. Quindi è un tema che andrebbe ripensato, proprio perché sappiamo che il pagamento digitale è una grandissima potenzialità per il nostro paese. Centemero, questo è vero? È ancora un grandissimo errore di percezione, forse tutti noi dobbiamo fare uno sforzo in più per far capire quanto i costi non siano più così elevati. Pensate che l'anno scorso, durante la pandemia, abbiamo reso disponibili anche in negozi online o in punti vendita come Media World dei POS per dare la possibilità di accedere. Tutte le banche hanno fatto uno sforzo di ridurre quasi a zero, sotto i 10 euro la commissione, quindi è un percepito che ancora rimane, c'è tanto lavoro da fare, ma in Italia le commissioni sono più basse che in Europa. Però forse, Bertalli, la parola chiave è quella che ha usato Boccalini, dice noi l'abbiamo chiesto di renderlo obbligatorio, allora forse serve anche intervenire forzando, no? Tante convinzioni. Allora, forzare è facile dirlo per noi. Una persona giovane, un manager che sa usare questi sistemi digitali, che si trova a suo agio, allora certo, forziamolo, ma noi dobbiamo pensare a tutti. C'è anche chi non si trova a suo agio ed è chi ha fatto l'Italia nel passato e va rispettato. Quindi dobbiamo poter servire tutti i clienti, non dobbiamo lasciare la gente indietro solo perché non sai più usare il digitale, bah, sei fuori. No, così non va bene. Marseglia, per me è una cosa che non va bene. Sì, è comunque vero, però Marseglia, è vero anche che siamo diventati tutti più digitali. Io penso all'appuntamento per il vaccino, l'abbiamo preso tutti online. In qualche misura siamo stati costretti dagli eventi a diventare più digitali, o no? Sì, sì, assolutamente. La pandemia è stata un grande acceleratore, perché basta pensare a come sarebbe stata la nostra vita se non avessimo avuto strumenti di comunicazione, strumenti per fare la didattica a distanza, per acquistare online. Quindi sicuramente moltissimi italiani, oggi abbiamo quasi un italiano su due che abitualmente acquista online. C'è stata un'accelerazione di circa 2 anni rispetto a quelli che erano i trend precedentemente. Quindi c'è stato sicuramente questo, ed è secondo me un trend verso il quale non torneremo indietro, perché usare gli strumenti digitali per la maggior parte delle persone è una semplificazione della vita. Pastore, torno a lei per il collegamento al territorio. Arriva l'estate, il turismo sarà il grande banco di prova della ripresa. Quanto hanno pagato e come ne escono? Col digitale pure loro? Dunque, in parte anche col digitale anche loro. Va detto che il turismo, come è noto, è stato uno dei settori che maggiormente ha sofferto la crisi, e poi il turismo non è fatto soltanto di grandi catene internazionali, ma è fatto in Italia per lo più da piccole e medie imprese, e quindi imprese familiari che hanno pagato sulla loro pelle la chiusura degli alberghi, dei loro posti diciamo recettivi. Noi abbiamo una particolare predisposizione al supporto della piccola e media impresa. Per esempio nel turismo abbiamo sviluppato un progetto chiamato delle 3D, dati, digitale e destinazione, cercando di interconnettere le imprese sul territorio per poter avere, per poter dare anche alla più piccola impresa gli strumenti per poter consentire ai clienti di fare analisi di mercato, di poter fare analisi di comparazione di siti, piuttosto che le imprese stesse, diciamo, analisi sulla clientela. Quindi cerchiamo di mettere le piccole e medie imprese, anche quelle del turismo, nella condizione di poter agganciare la ripresa. Allora, Senaldi e Cazzola, torniamo al reale. Senaldi, tutte le resistenze al passaggio ai pagamenti digitali erano tutti errori? Le piccole e medie imprese devono razionalmente capire che devono fare un passo avanti? Prima Senaldi e poi Cazzola. Io credo che il tema dell'illusione sia stato condizionante nel rallentare un po' il passaggio al digitale. Penso che sia senz'altro necessario per lo sviluppo del paese. Io più che dal punto di vista delle imprese mi metto anche però dal punto di vista del consumatore, perché è qui secondo me le banche e gli istituti possono giocare il loro ruolo, perché noi c'è un problema di sicurezza, no? Allora, se uno per caso gli viene clonata non so la carta, questo può impiegare degli anni a recuperare i soldi, e questo secondo me è un grosso freno. Centemero, ci sono questi piccoli particolari che fanno la mentalità generale. Ha ragione Senaldi. Sicuramente il tema della fiducia è fondamentale per vincere in questo percorso, però è anche vero che ormai non è più così. Se oggi ti clonano la carta, la banca ti rimborsa completamente e anche in tempi brevi. Certo, non devi cadere in un phishing, quello sì. Cazzola, e sempre andando sulla realtà, il tracciamento è brutto perché ti trova il fisco e c'è poco da fare. Beh, questo sicuramente, ma questo vale per le operazioni di una certa consistenza economica. Io per esempio guardavo oggi proprio i dati del cashback e con sorpresa ho trovato che nell'operazione di Natale soprattutto, ma anche nei primi mesi del 2021, la metà degli accessi è stata fatta da 10 a 50 euro, più della metà degli accessi. E ovviamente secondo me quello è un salto un po' di qualità nell'uso della moneta elettronica rispetto a un consumo, a una capacità di spesa che di solito non rientrava in questo novero, no? Bertalli, è vero che aumentano le piccole spese con la carta? Sì, con la carta si sostituiscono le piccole spese, aumentano, no, non è corretto. Ah, cioè si compra sempre lo stesso livello di prodotto, ma si paga con la carta e non con il cash, però non è aumentata, diciamo. Si paga con la carta e non con il cash. Sì, quindi non aumenta in modo sostanziale, si sostituiscono, sì. È cambiata l'abitudine. Boccalini, lei diceva che bisogna far capire che la digitalizzazione è un'opportunità. Siccome proprio il taxi è il momento in cui uno dice, il tassista può chiedersi, ma io che ci guadagno tra avere il pezzo di carta in mano e avere invece il denaro digitale? A me cosa cambia? Glielo spieghi lei? Beh, la prima cosa che mi viene in mente è la sicurezza di non avere denaro contante da solo dentro una macchina, per esempio, e questa mi sembra la prima cosa fondamentale. E secondo, noi siamo un servizio pubblico, diamo un servizio. Quando arrivano i turisti a Milano, e negli ultimi anni, prima della pandemia, arrivavano in gran numero e noi non eravamo nemmeno abituati ad averli, e queste persone sono abituate ampiamente a pagare con la carta di credito, a pagare con qualsiasi cosa che non sia il denaro contante, perché è molto più comodo, non devi cambiare, non devi andare negli uffici di cambio, quindi noi abbiamo puntato, cioè per quello che possiamo fare noi abbiamo spinto e stiamo spingendo. È certo che abbiamo bisogno però dell'aiuto anche delle istituzioni, anche per quanto riguarda, è vero che le commissioni in questo momento sono molto molto basse e noi abbiamo anche con un progetto che stiamo chiudendo in cui siamo riusciti a togliere un passaggio, siamo riusciti a dare delle commissioni ai nostri molto basse, ma è anche vero che l'affitto dei POS per esempio costa ancora caro, l'hardware è ancora piuttosto caro, quindi non lo so, io credo che bisogna guardare tutto il problema a 360 gradi, capire dove bisogna intervenire e dare una mano, perché la strada è questa, non c'è strada alternativa. I ragazzi sotto i 20-25 anni non hanno neanche per l'idea di salire su un taxi e pagare con i soldi, non escono nemmeno di casa con i soldi. Quindi Marseglia, non è vero. Questo è il mondo che ci troveremo fra poco. Marseglia, non è vero che è un problema che possono risolvere solo i big dell'economia. devono risolverlo anche i piccoli e i medi imprenditori? Secondo me il tema della digitalizzazione è sicuramente un tema che va affrontato lavorando tutti quanti insieme, piccoli e grandi, pubblico e privato. E questa è la strada, e tra l'altro ho sentito tante cose interessanti relativamente per esempio ai costi di gestione, i costi del digitale eccetera. Secondo me non sono i costi il problema, tant'è che è esattamente il contrario, per un'azienda piccola e media adottare il digitale significa abbassare i costi per esempio raggiungere clienti al di fuori dei confini nazionali. Prima si faceva la fiera, adesso basta aprire un sito internet o usare un sito esistente. Il problema, torno a dire, è la cultura del digitale, la conoscenza. Si sono citate un paio di cose prima Centemero parlava di phishing. Io penso che ancora in Italia un italiano su due non sappia neanche cos'è il phishing, e questo è un problema per esempio anche in termini di sicurezza, perché oggi una delle cause principali di frodi sui pagamenti, ma in generale, non è tanto brecce nel sistema, ma è l'utente stesso che riceve un messaggio in cui c'è scritto clicca qua, dammi i tuoi dati, e lo fa. Quindi questo. Oppure sentivo prima dire ci sono... Prego, concluda. Dicevo, oppure sentivo prima dire che non ci sono industrie che sono naturalmente digitali. Io credo che questo non sia vero, perché ci sono delle industrie che, seppur non totalmente digitali, dal digitale beneficiano molto. Per esempio nel discorso dei taxi non ci dimentichiamo che adesso ci sono anche delle app molto di successo con cui la gente si muove e fa prima. Allora, Bertalli e Pastore, vi chiedo di fare un passo avanti perché ci apre la strada al prossimo argomento che andremo a trattare. L'altro costo che invece è richiesto come criterio per avere, diciamo, i soldi dall'Europa è quello della sostenibilità. Allora, digitalizzazione in qualche misura abbiamo affrontato, perché non deve essere considerato un costo, in quali contesti non essere considerato un costo. Esiste, Bertalli, un concetto sulla base del quale spiegare che la sostenibilità non è unicamente un costo per l'impresa? Assolutamente sì, è bello vedere come sono i giovani che sono i più sensibili. Se io vendo un prodotto sostenibile, i primi a saltarci sopra come banca, vedo, sono i giovani. Loro ci tengono e loro sono il futuro. Quindi è di nuovo un modo di... bisogna cambiare mentalità, portarsi su quello. Ed è una questione di abitudine, ma qui è una questione di sostenibilità a lungo termine. Non è una scelta, è una cosa che noi dobbiamo fare tutti insieme. Ed è bello vedere che in questo caso sono i giovani che spingono, sono loro che dicono... È qualcosa di green? Bene, lo faccio, è bello. E si vede tutti i giorni. È una cosa meravigliosa che dobbiamo spingere, dobbiamo continuare. È un sine qua non per andare avanti. Pastore. Premesso che la sostenibilità per le imprese può anche essere un costo, però è un costo che è necessario portare avanti perché riguarda il futuro delle prossime generazioni. È una generazione, quella futura, che noi lasciamo già con un debito pubblico talmente significativo, se non facciamo neanche niente per consentirgli di vivere in un mondo migliore, abbiamo delle grandi colpe. Poi devo dire che come sistema bancario noi possiamo agevolare i costi della sostenibilità, perché possiamo cominciare a distinguere i nostri finanziamenti verso quelle imprese che maggiormente si prodigano per il rispetto dei parametri di sostenibilità e abbassare il costo dei finanziamenti. In questo modo noi ci metteremo del nostro ad agevolare, a facilitare questa transizione ecologica anche da parte delle piccole e medie imprese. E ci hanno raggiunto anche altri ospiti per approfondire questo tema, la sostenibilità, che è anche uno degli obiettivi cruciali del Recovery Plan europeo. Benvenuta a Elena Goitini, amministratore delegato BNL. Buongiorno a tutti. Benvenuto Oscar Farinetti, fondatore di Eataly e Green P. Buongiorno. Stefano Barrese, responsabile della divisione Banca dei Territori di Intesa San Paolo. Buongiorno. Sempre con noi Michele Centemero, Country Manager Italia MasterCard, il professor Giuliano Cazzola, Pietro Senaldi, condirettore di Libero, Emanuela Bertucci, avvocato della ADUC. Allora, Farinetti, senta, tra molti, soprattutto nelle giovani generazioni, c'è il timore che dopo la pandemia passino in secondo piano proprio invece il tema della sostenibilità e del cambiamento climatico, che pur di tornare a far crescita, a far prodotto, a far business, non si faccia più tanta attenzione, soprattutto da parte delle aziende private. È un po' quello che, diciamo, il contrario di quanto abbiamo detto finora. È un timore fondato? I timori sono sempre fondati perché bisogna tenere molto in mente i rischi che ci possono essere, tuttavia non ha senso perché bisogna ribaltare il concetto. Intervenire sulla sostenibilità sarà un grande business, per le imprese e sarà un grande gesto di felicità e di armonia per tutti, soprattutto i giovani. Io non credo che possiamo cancellare questo tema o dimenticarcene, perché è incombente su di noi. Le do solo un numero: 1999, 15 eventi catastrofici, si intende per evento catastrofico con morti, 2019, 20 anni dopo, 1515, esattamente 1500 in più. Sono cose che non si possono dimenticare, quindi è arrivato il momento di agire. Senaldi, la convince il discorso della sostenibilità? È un imperativo, è un costo, cos'è? No, io credo che sia un momento necessario, però io la vedo purtroppo sempre dal punto di vista del consumatore. Ecco, non vorrei che poi fosse in realtà poi il consumatore a pagarla. Io faccio un banale esempio, no? L'ultima volta che sono andato in banca e hanno detto: ma allora questo gruzzoletto lo facciamo, lo investiamo normalmente o su prodotti verdi? E la mia risposta però è stata: dov'è che io ci guadagno di più? Perché poi alla fine io non vorrei che mentre la Cina inquina tutto il mondo io con i miei poveri 4 soldi sostengo la ripulitura dell'intero pianeta, che mi sembra truffaldino più che velleitario. Barrese, c'è sempre questo tema del dover essere e dell'essere, no? E c'è poco da fare. Sì, vabbè, questo diciamo c'è sempre, però direi che il tema del green, quando non è semplice politica di marketing, ma in realtà, cioè investimenti concreti che vengono fatti dalle aziende, questi hanno un riscontro normalmente estremamente positivo sulla crescita del fatturato e sui margini, per cui questo vale sia in termini di ritorno sull'investimento, ma poi io direi di ritorno sul pianeta, no? Perché poi alla fine questo è quello che ci interessa, per cui secondo me è un bene che oggi ci sia questa grande attenzione. E una parte importante del Paese, almeno quello che vedo io, avendo la fortuna di vedere uno spettro importante delle imprese della nostra Italia, in realtà è molto avanti, a differenza di quello che si dice. In realtà bisogna dare molta più informazione a questi aspetti, cosa che ancora oggi è molto contenuta. Farinetti, cosa risponde a Senaldi? Rispondo che ci può guadagnare un sacco di più soldi invece di fare la differenziata a buttare tutto insieme. Guadagna ancora di più a buttare per strada. Guadagna ancora di più a fregarsene totalmente del pianeta, ma non è così. Può guadagnare l'ira di Dio a mangiare dei pelati da 0,99 invece dei San Marzano di Opia a 2,90 €, ci guadagna 2 €, però mangia dei pelati che fanno schifo e favorisce il caporalato. È arrivato, adesso non posso dirle, suggerirei poi a Senaldi, glieli do in particolare magari in privato, per non fare pubblicità. Ci sono un sacco di fondi, li chiamano, sai, climate, dei fondi diciamo green, che hanno guadagnato una roba apparente di 14,40 € l'anno per i suoi soldini. Se vuole poi glieli indico, e si può guadagnare soldi anche investendo in aziende sane. In più lei è italiano, Senaldi, e noi italiani siamo oggi i più bravi al mondo su questo tema. Per esempio, siamo i più bravi al mondo nel riuso del legno e ci sono aziende fantastiche su cui investire, oggi in Italia le migliori al mondo, che riusano legno morto. Abbiamo un sacco di aziende fantastiche che sono veramente green, non posso fare la pubblicità, su cui investire. Quindi si fidi, Senaldi, si faccia consigliare bene da tecnici che sanno di finanza ma sanno anche di impresa. Soddisfatto, Senaldi? Allora, certamente Farinetti sarebbe in grado, diciamo così, di vendere gelati al Polo Nord, come si vuol dire, ma io non ho motivo di non credere a quello che lui dice. Io penso però, io sono per natura diffidente dalle battaglie talebane, no? Secondo me ci vuole misura. Fino a 5 secondi fa tutti pensavamo che la salvezza fosse l'austerità, adesso tutti pensiamo che la salvezza sia indebitarci fino all'osso del collo. Dopodiché uno sviluppo, diciamo così, senza impatto sull'ambiente, ecco, questa mi sembra una quadratura del cerchio molto molto difficile. Dopodiché io devo anche dire quanto, cioè, l'economia green crea molti posti di lavoro, quanti in più ne brucia nel breve periodo, perché ci sono tante tematiche. Poi è ovvio che un imprenditore green fa tutto per il green ed è anche una battaglia molto facile, no, dal punto di vista del marketing, bisogna saperla fare. Però esiste, appunto, esistono i salvati, ma esistono anche i sommersi. Io non vorrei che poi ci trovassimo tutti talmente verdi da essere dalla tutti parte mutanti. Dei salvati. Ora ci arriviamo. Prima chiediamo alla dottoressa Goitini se il tema della sostenibilità in qualche modo è arrivato o no in banca. Ma direi assolutissimamente sì, anche se oggi forse assistiamo un po' a una moda, è abbastanza comune ritrovare la sostenibilità al centro delle strategie di business di tantissime banche. Come gruppo BNP Paribas abbiamo iniziato quando questo era un elemento ancillare, un po' poco di moda, e siamo fondamentalmente convinti che mettere la sostenibilità al centro delle strategie di business oggi non sia più una scelta, ma oggettivamente una necessità, in quanto le scelte di allocazione del capitale da una parte e una maggior inclusione finanziaria sono elementi imprescindibili per sostenere in modo estremamente efficace la fase di crescita che tutti un po' ci auguriamo di intraprendere a brevissimo. Bertucci. Sicuramente quello che diceva adesso il presidente di BNL è fondamentale, cioè bisogna stare attenti perché il consumatore viene disorientato dall'abuso della parola sostenibilità quando non comprende in concreto a cosa si riferisce, e quindi in questo senso comprendo anche alcune delle perplessità di Senaldi. Si corre il rischio di farne veramente solo un business e quindi di non dare una scelta consapevole al consumatore. Da questo punto di vista è interessante un esperimento che ha fatto l'Università di Perugia, che proprio per garantire l'importanza della sostenibilità e rassicurare l'utenza e il consumatore ha tracciato le informazioni su blockchain, per cui dati immodificabili chiunque può andare a verificare che effettivamente quelli che sono i comportamenti, diciamo, prescritti, richiesti e le informazioni rese sono effettivamente in quel modo. Questa è la perplessità che il consumatore ha e che ha visto e vissuto in passato, per esempio anche con il tema del bio. C'era una data room di Gabanelli qualche giorno fa sul Corriere della Sera, in cui giustamente Gabanelli diceva: si parla tanto di bioplastiche, ma occhio, sembra di comprare qualcosa di green, ma stiamo attenti perché la bioplastica è la fonte con cui produciamo quel materiale, che non vuol dire che poi quel materiale è biodegradabile. È in questo tipo di situazioni che il consumatore si sente confuso e quindi finisce per diventare solo un brand. È un'importantissima opportunità e non deve essere solo un brand. È legata ai contenuti. Allora arriviamo da Barrese e poi di nuovo dal professor Cazzola. Allora Barrese, se ci dice dal suo punto di vista perché dovrebbe convenire alle imprese spendere per la sostenibilità e a voi finanziarla. Ma io parlo innanzitutto della parte energetica. Allora, di sicuro in un paese come il nostro, dove c'è una dipendenza energetica dall'estero, il fatto di riuscire a essere circolari, è un po' questo il termine che si usa, ovvero cercare di non dipendere dall'esterno e utilizzare i materiali di scarto per poter creare energia, è una grande cosa. Noi su questo abbiamo investito tantissimo, anzi lo stimoliamo in modo importante, nel senso che gli investimenti delle aziende sulla circolarità o in generale sulla sostenibilità li spingiamo attraverso delle condizioni di prezzo particolarmente vantaggiose, e questo proprio per dare anche un riconoscimento importante, quindi sono minori costi, a quelle aziende che decidono di intraprendere un percorso che dal mio punto di vista, senza polemica, è assolutamente positivo, cioè una traiettoria che va verso un impatto sull'ambiente sempre più contenuto, un'attenzione a temi che, se pensiamo anche alle tematiche ESG, vanno oltre il tema ambientale, e quindi temi di attenzione a tutti gli stakeholder, quindi ai clienti piuttosto che ai dipendenti. E sappiamo oggi come il Paese in certi ambiti non abbia ancora un equilibrio. Pensiamo per esempio alla diversità di genere, no? E quindi all'equilibrio all'interno delle organizzazioni per quanto riguarda la parità di genere, la presenza di laureati o meno. Quindi sono tutti elementi che oggi come banca noi cerchiamo di stimolare, facendo sì che le aziende si diano dei target. Raggiunti questi target nell'orizzonte di investimento, la banca riconosce tempo per tempo dei vantaggi di prezzo. Questi sono i nostri Sustainability Loan, e ne abbiamo fatti 1,5 miliardi oggi, giusto per dare un'idea di quello che c'è come interesse sul mercato. Che idea si è fatto Giuliano Cazzola? Allora, io mi sono fatto questa idea che diciamo, la sostenibilità è un'opportunità, nel senso che crea un mercato, ampia il mercato, crea altre occasioni di lavoro. Provo di fare un esempio, no? Oggi ci sono persone che lavorano sull'informatica, nel senso che servono le imprese, servono anche gli uffici, servono anche grandi aziende sul versante dell'informatica. Cioè non è l'azienda che si fa il suo sistema, ci sono società esterne che curano il sistema delle imprese e delle amministrazioni. L'altra cosa che voglio dire è che oggi una impresa non si salva senza metterci dentro la componente ambientale. Io voglio ricordare, secondo me questo che è una cosa scandalosa, no? Per le cose che sono in ballo, no? Il caso Ilva, il caso ex Ilva. Ma ci rendiamo conto che il caso ex Ilva è assolutamente, la vita dell'ex Ilva è assolutamente condizionata dalla questione della sostenibilità. Addirittura oltre quello che prevede la legge, quindi... Cioè, se noi guardiamo i processi di ristrutturazione industriale che ci sono stati, no? La petrolchimica, la siderurgia, ci accorgiamo che o un'azienda si pone anche il problema della salvaguardia dell'ambiente, altrimenti la fanno chiudere. Sì, diventa conveniente l'etica. Allora, non solo conveniente, diventa vitale. Vitale e necessario. È un elemento, altrimenti li fanno chiudere. Del DNA. Centemero, voi dite che il pagamento elettronico è sostenibile per un mondo più sostenibile, perché? Beh, partiamo dal presupposto che il pagamento elettronico è sostenibile per via del fatto che non c'è la carta, prima cosa. Primo. Quindi entri in una metropolitana senza usare un biglietto, hai tolto un pezzo di carta, per di più con una banda magnetica, quindi difficile da eliminare. Ma è sostenibile e sarà sempre di più sostenibile, ma quello che mi piace è legarmi a quello che ha detto l'avvocato, cioè noi dobbiamo rendere concrete queste azioni e quello che abbiamo fatto è per esempio creare una carta fatta di legno piuttosto che andare a rendere disponibile un'app che spiega al consumatore che per ogni transazione che ha fatto ti fa capire qual è l'impatto in carbon e come neutralizzarlo, quindi magari piantando una pianta tramite la coalition nostra. Quindi un'azienda come la nostra, tanto vicina ai giovani e quindi al loro pianeta futuro, deve rendere concrete le azioni. Senta Farinetti, il punto è che la sostenibilità è un concetto in qualche modo complesso, abbiamo scoperto oggi. Può essere sostenibile consumare, cioè c'è un consumo sostenibile e gli ambientalisti parlano spesso, lanciano l'allarme, attenti a quello che chiamano il greenwashing, la sostenibilità finta. Esiste questo rischio? È certo che c'è il rischio, soprattutto come è stato detto prima, in questi momenti qua fa figo essere sostenibili, ci sono molte aziende, abbiamo assistito, adesso per non fare nomi italiani, ma non li faccio neanche americani, a grandi aziende di retail americane che hanno annunciato di aver diminuito del 20% il tasso di CO2 mandato all'atmosfera con le proprie attività, poi misurate avevano fatto più il 20%, come assistiamo ad aziende di acqua minerale che inneggiano alla loro bottiglietta biologica e poi scopriamo che è il 5% della loro produzione. Però non possiamo esimerci da sopportare un po' di greenwashing e noi che abbiamo incominciato dall'inizio, pensi noi, con Eataly dal 2007 abbiamo iniziato un programma di zero waste, cioè di zero rifiuti, e ci siamo arrivati nel 2017, dopo 10 anni, non dobbiamo fare i radicali con la puzza sotto il naso e quindi ben venga anche un po' di greenwashing all'inizio, che però nei prossimi 2 o 3 anni, non di più, vedrà, sarà smascherato e saranno solo le aziende che si comportano veramente bene. Ma in qualche misura... comprese e ad essere viste. È un rischio che dobbiamo prenderci. In qualche misura è utile anche creare la moda. Volevo solo dire a chi mi ha preceduto che quando il 90% degli scienziati dice una roba, io elimino qualsiasi forma di diffidenza. Io non ho diffidenza verso i vaccini perché il 90% degli scienziati dice che dobbiamo vaccinarci e non ho diffidenza nei confronti di questo tema del rispetto del pianeta perché il 90% degli scienziati ci dice che la situazione è molto grave e diventerà gravissima per i nostri figli e i figli dei nostri figli. E siccome cerco di essere un minimo altruista e penso agli umani che verranno dopo di me, sento profondamente il dovere di occuparmi di questo tema, ma cerco di non farlo per dovere. Infatti il payoff di Green P è from duty to beauty, Dobbiamo comportarci bene perché ci sentiamo fighi a farlo. Un'azienda deve occuparsi di questi temi perché può guadagnare più soldi a farlo. Se non risolviamo questo tema non risolveremo mai il problema. E un'azienda si sente più figa se guadagna di più, probabilmente. Senta Barrese, il tema della convenienza nella sostenibilità sembra stia diventando centrale. Ora la riporto sul tema della digitalizzazione perché poi chiederò anche agli altri ospiti se ha funzionato l'operazione per renderlo più conveniente, il cashback. Allora, la digitalizzazione perché conviene dal suo punto di vista? Poi Senaldi sul cashback. Sicuramente dal mio punto di vista c'è un tema di vantaggio nel risparmio energetico e questo è evidente, no? Nel senso che comunque si produce meno carta, la carta va trasportata da una banca all'altra, vanno caricati i bancomat, quindi comunque c'è tutto un sistema che per il movimento del contante necessita di energia. L'energia serve anche per far funzionare le carte e tutti i sistemi digitali, ma è provato che il risparmio è importante, parliamo di circa il 20%, quindi questo è un dato oggettivo. E poi, lasciatemi dire, la comodità di poter girare senza contante rimane un elemento assolutamente indiscutibile. Ci aggiungerei un aspetto sociale che è, sappiamo benissimo che con il digitale andiamo a combattere due aspetti che fanno male al nostro Paese. Il primo in modo importante è sicuramente l'evasione fiscale e poi sappiamo che il contante si associa spesso, naturalmente nelle forme più deteriori, a temi che riguardano malavita, antilicità. La criminalità. Assolutamente sì. Senaldi, ha funzionato il cashback? Secondo me non ha funzionato molto bene, ma non perché secondo me fosse sbagliato a livello concettuale, secondo me è stata un po' sbagliata l'applicazione, come è stato declinato il concetto poi nella vita pratica, perché secondo me diciamo così, è stato venduto esattamente come un prodotto e invece secondo me doveva essere venduto come un servizio e un'opportunità. Ecco, questo Centemero, che ne dice? Stata la ragione, secondo me, del parziale successo. Ma secondo me dobbiamo vedere la parte positiva di quello che ha portato il cashback. Prima di tutto ha permesso agli italiani di collegarsi a speed. Per me questo è un risultato grandissimo, visto che parliamo di digitalizzazione. La seconda cosa, ha permesso di avvicinarsi alle transazioni di piccolo importo, perché magari qualcuno era stimolato veramente da vincere il premio con più velocità e quindi si è avvicinato alle transazioni di piccolo importo e non tornerà indietro, perché se ha imparato a bere il caffè pagando con la carta non tornerà indietro. L'altra cosa buona è che nel pacchetto del governo c'erano comunque incentivi anche per i merchant e quindi per tutti quanti gli attori. Alla fine c'era un beneficio per tutti. Due domande per lei, la prima è da amministratore delegato di BNL, la seconda da donna che si è fatta largo in un mondo del genere. Allora la prima, come banca avete degli obiettivi pratici? Sappiamo che la sostenibilità è anche un tema di inquinamento semplicemente, allora voi avete degli obiettivi pratici in termini di emissione di carbonio, esiste già un piano d'azione? Assolutamente sì, abbiamo recentemente firmato come BNP Paribas la Net Zero Banking Alliance, siamo l'unica banca italiana tra 45 firmatari, tra cui figurano tutte le principali banche a livello mondiale, e è una firma che di fatto si tira dietro un impegno importante, azzerare emissioni di carbonio al 2050, il come farlo è forse la parte più interessante, perché una banca non è sicuramente un banking, non è un settore alto emittente. Lo si fa attraverso diciamo una graduale riduzione dell'esposizione verso questo tipo di settori e forse poi anche con un impegno diretto, ad esempio mi viene da pensare tutti gli interventi che stiamo facendo per ridurre o completamente eliminare la plastica all'interno dei nostri uffici, o se pensiamo invece a qualche prodotto, a come costruiamo dei prodotti all'interno del mondo dei pagamenti, si sta spingendo fortissimo a una transizione al digitale, ma è questione di giorni l'emissione di una carta di pagamento fatta completamente con plastica riciclata. Ecco, sono tanti obiettivi molto piccoli, molto specifici, che però fanno una cosa importantissima, generano la scala, la dimensione di comportamenti che di fatto poi determinano veri e propri cambiamenti. Allora, la scala, la dimensione, una scala, una dimensione circolare in tutto il piano di ripresa e resilienza, tant'è che viene dato un ruolo importante anche alla parità di genere. Allora, lei, la prima donna in Italia a essere amministratore delegato di una banca, come fare perché non rimanga un caso isolato? ma direi tre azioni molto concrete. La prima è lavorare sul tasso di occupazione. Oggi siamo intorno a un 48,5% in Italia, dobbiamo arrivare almeno al 60%, meglio al 65%. Primaria. Secondaria è essenzialmente quella di lavorare sulle infrastrutture sociali, per fare in modo che si dia un aiuto concreto alle donne, che di fatto sono quelle che tradizionalmente sopportano di più il peso del cosiddetto caregiving. Terzo, lavorare sugli stereotipi, che di fatto ci devono permettere di sdoganare una leadership al femminile che di fatto sia complementare rispetto a quella maschile, non sostitutiva ma complementare. All'interno del nostro gruppo attribuiamo tantissimo valore alla diversità declinata in tantissime dimensioni, non solo quella di genere. Abbiamo la necessità di lavorare per accelerare un percorso che di fatto ci permetta, non semplicemente lavorando sulla diversità di genere ma sulla diversità in generale, di riuscire a promuovere quell'elemento di sostenibilità che è la base della nostra strategia di crescita. Allora Centemero, questo anche solo per capire quanto il discorso della ripresa sia un discorso che riguarda uno sviluppo culturale di tutto il Paese, no? Beh, è uno sviluppo culturale di tutto il Paese semplicemente perché siamo qua tutti insieme a lavorare per questi obiettivi. Prima Barrese ha nominato quelli che sono i suoi obiettivi ESG, che sono molto simili a quelli che abbiamo noi, che sono concreti nei KPI di ogni manager di MasterCard, ma Elena ha detto anche delle cose importanti sulla parità di genere e che non deve essere vista solo per avere una media uguale, ma anche proprio per portare anche gli stipendi agli stessi livelli. Quindi io chiuderei con ESG a livello 360 gradi, verde, parità di genere, inclusione finanziaria. Questo è quello che dobbiamo fare. Allora, grazie a lei, grazie a tutti i nostri ospiti. Sono temi molto importanti di cui evidentemente torneremo a occuparci ancora.